Mondiale, dopo l'europeo, per Marta Bastianelli è arrivata un'altra perla, il Giro delle Fiandre, conquistato domenica scorsa davanti a un fiume di tifosi che hanno applaudito a più non posso l'impresa della ragazza abruzzese d'adozione. Vive a Guardiavo Mano e noi siamo andati a trovarla. Eccolo il racconto del Fiandre di Marta Bastianelli. Questa è la bici del Fiandre. Sì. L'ennesima perla della tua carriera. Domenica scorsa hai regalato all'Abruzzo un successo grande così. Sì, diciamo che sono molto soddisfatta, per me è stata una grandissima gara, una forte emozione. Ovviamente qui in Italia purtroppo non ci rendiamo proprio conto di quello che cos'è vincere un Fiandre. Dicelo tu. Vi posso assicurare che ad oggi inizio a realizzare veramente cosa è accaduto. Credo che sia una delle poche gare più belle della stagione, oltre vabbè, ovviamente poi alle gare che sono mondiali, europei, campionati nazionali. E credo che sia una gara che oltre a portarti tanto prestigio ti porta veramente un forte ricordo delle persone che ci sono durante tutto il percorso e che ti proprio trasmettono una forza incredibile. Quindi sono molto contenta di aver messo un altro tassello importante alla mia carriera. Ecco Marta, possiamo prendere la maglia? Questa è la tua maglia di campionessa europea, titolo che hai vinto lo scorso anno. Questo è il numero, dov'è il numero? Eccolo qua, numero 71, il numero con cui hai vinto il Giro delle Fiandre. Ti chiedo, nel tuo personale cassetto delle vittorie più importanti, c'è il Mondiale, c'è l'Europeo, c'è la Gant, questa Fiandre a che livello lo mettiamo? Diciamo questo Fiandre lo mettiamo subito dopo l'Europeo, perché poi credo che queste magliette sono quelle che porti per un anno intero sulle spalle, è una grande responsabilità e quindi sono un qualche cosa che ti trasmettono veramente una forte emozione. Fossi stato un uomo probabilmente ti avrei detto che questo Fiandre l'avrei messo subito dopo il Mondiale. Noi non, ti ripeto, non ci rendiamo ben conto di cosa sono queste gare qui, però credo che sono veramente dei tasselli importanti della propria vita e quindi io sono molto soddisfatta di essere arrivata a questo punto e credo con questo qualcuno mi ha detto adesso hai vinto tutto. Non è proprio così, mi manca una delle cose più importanti poi della carriera, no? Che sarebbe il coronamento della mia, appunto, del mio finire questa strada così lunga in bicicletta. Cosa? Sarebbero le Olimpiadi, che insomma cerchiamo poi di lavorarci per il prossimo anno con molta tranquillità e intanto ci godiamo poi altre bellissime gare come anche il campionato italiano che faremo proprio qui in provincia di Teramo. Qui a Guardiavo Mano il 28 luglio e poi noi verremo con le nostre telecamere, verremo a far vedere il percorso. Marta, ti volevo chiedere una cosa, ti rendi conto che bel regalo che hai fatto all'Abruzzo? Noi ti possiamo definire abruzzese o abruzzese adottata, come preferisci? Allora, io sono molto legata poi alla mia terra, che è il Lazio, che è l'Ariano, che è il mio paese dove vivevo ormai da tanti anni. Occhio che Roberto si arrabbia dietro le telecamere. Però sono orgogliosa di essere adesso abruzzese adottata perché mi sento veramente a casa anche qui, ci sono dei posti stupendi dove allenarmi, ho la bambina che ormai parla abruzzese, quindi insomma diciamo che sono veramente felice di vivere qui, però voglio fare anche un saluto ai miei compaesani larianesi perché ogni tanto insomma quando non li nominiamo ci rimangono un po' male, però sono veramente orgogliosa poi anche quando torno lì di essere ben accolta. Chiudiamo così Marta, questa è la bici con cui hai vinto tanti tanti anni fa il Mondiale, questa è la bici con cui hai vinto il Giro delle Fiandre. Tra quella Marta Bastianelli e questa Marta Bastianelli, insomma, che Marta è adesso?
Diciamo che come si può vedere dalle bici parliamo di tantissimi anni fa. Sicuramente sono una persona diversa, sono una mamma, una donna, una moglie. Tante cose adesso mi scivolano di più addosso rispetto a prima, perché quando si è giovani comunque senti tanto la pressione anche da fuori che ti viene data, quindi credo che di essere una persona molto diversa, ma ovviamente in bene, e mi fa piacere essere un atleta così e quindi mi auguro ancora di fare qualche anno per darvi grandi soddisfazioni. To shed.